Salve gente, bentornati o benvenuti oggi Unicorn Poop. Ebbene sì, cacca d'unicorno. E questa è una limited edition, la prima che è arrivata in Italia. Adesso non so se si vede qua un po' silenzio lì, limited edition. Una candela che ha creato il panico a livello nazionale, non solo. Bella, perché è bella, diversa esteticamente, cioè esteticamente un colore particolare, un'etichetta, ovviamente ci deve essere un unicorno, e ha creato il panico questa candela. Siete stati attratti dal panico anche voi? Scrivetemelo sotto nei commenti. E cosa dire di questa profumazione? Allora, tenendo conto che è uscita di qualche tempo fa, non troppo, ma io svelta come pochi, figurati se mi salvo la descrizione, quindi sono andata a cercare nemmeno la descrizione, cioè non si trova più la candela, non si trova nemmeno più la descrizione, è andato via tutto, una magia, ciuff. E allora quel che ho trovato sul web è stato: Unicorn Poop promette di essere magico e dolce, un mix aromatico di note di crema dolce, agrumi e fiori esotici renderà la fragranza dolce e rinfrescante. Ci saranno anche ingredienti magici, chiaro di luna, raggi di sole, un pizzico di fantasia e immaginazione. Aiuto! Un ulteriore magico mix di note ci aiuterà insieme all'unicorno a partire per un viaggio nella terra delle fiabe. Cioè, createmi confusione, a me che piacciono le cose concrete. Praticamente non è un profumo nuovo, cioè nel senso, quando l'hanno usato ho detto buona, oggettivamente buona, per carità di Dio, però non ha avuto uno sbuzzo particolare, uno sbuzzo è l'intuito particolare di una profumazione davvero tanto, molto, tantissimo, esageratamente nuova, dici wow, non l'ho mai sentita. Oggettivamente parlando questo non è avvenuto. Probabilmente perché ne ho sentite talmente tante che bene o male credo di averle sentite tutte, e modesta, e però nel senso, magari per chi non ne ha sentite tante di fragranze è nuova, per me no, ciò non toglie che sia ottima e sono fiera di questa proprietà che ho su questa candela. L'ho messa in lampada. Allora, la vaniglia si esce, perché comunque eccede proprio la vaniglia, note, veramente le note, cos'è che c'è qua? Crema dolce, agrumi, fiori, ma non sono assolutissimamente definiti, quindi non ci parlo nemmeno tempo. Sentori polverosi ho sentito, quindi morbidi, quindi penso che sia una cosa tipo muschio, quelle cose lì, cipriati, talcati, non troppo, però ci sono. Una volta che è carburato nell'ambiente, una cosa che ho notato è che praticamente mi dava la sensazione come, perché è una sensazione estremamente esasperata di una cosa, cioè, perché è l'odore che noi ce lo immaginiamo quando, per dire, vedete un'immagine con una vasca da bagno piena, stracolma di schiuma, senza sentire l'odore, perché magari è una foto, un'immagine in televisione, però voi mentalmente vi immaginate l'immenso odore che ci possa essere in quella stanza. Poi alla fine magari non si sente nemmeno niente, però la nostra immaginazione fa quel passo. Qua è stato il contrario, cioè io ho sentito l'odore che immagino ci sia in una stanza con una vasca da bagno piena di schiuma. E quindi è un pochino un po'... non è schiumosa, ecco, non è saponosa come profumazione, però proprio il profumo, tipo quello da sapone per bimbi, non lo so, andava verso a sentori puliti. Adesso io non so che cosa questo mi portasse a pensare questo. Cosa mi portasse, sì, più o meno in italiano,
Però questa era l'idea ed è anche un'idea molto piacevole che mi è venuta in testa. Cioè, nel senso, assolutissimamente non ho detto che non è una profumazione nuova, ma per carità di Dio è buona e comunque è ben bilanciata, elegante, e non è una malafemina, rimane una coccolina generica ed è buona. C'è poco da dire, è buona, ma cioè il senso di magico, di un po' così che sta nell'aria e non si capisce, ce l'ha assolutissimamente, sia perché la descrizione non dice niente, sia perché appunto anche a livello proprio concreto di profumazione, a parte appunto questa vaniglia e questi sentori calcati e poi con la carburazione l'odore di schiuma, che poi non è odore di schiuma. È odore che c'è nell'ambiente in cui c'è della schiuma, che è diverso. Non so se riesco a farmi capire, cioè è sempre molto complesso per me riuscire a dire in parole comprensibili per il genere umano quello che io ho in testa. È uno sforzo che voi non potete capire. Però questa è un pochino la mia sensazione, quindi assolutissimamente buonissima, se la trovate prendetela. Questo è quanto. Io vi lascio sotto il negozio dove l'ho presa, ma i negozi come sono entrate sono uscite, cioè proprio non ho fatto in tempo ad entrare che uscire, ma perché era tanto tempo che si aspettavano queste profumazioni, quindi anche se l'avessi detto subito sarebbero state comunque già tutte prenotate o comunque prese. Però vi lascio il link qua sotto del negozio dove l'ho presa io, così nel caso, seguendo la paginetta Facebook, magari se arrivano altre limited edition riuscite a chiapparvele e portarvele a casa, quindi è sempre, se siete interessati ovviamente, quindi è sempre qualcosa. Intanto sotto nell'info box vi lascio anche il link dei miei social e niente, per chi l'ha ricevuta mi faccia sapere sotto nei commenti cosa pensa di questa profumazione. E per chi non è ancora iscritto, male, iscrivetevi al canale attivando il campanellino, così vi arrivano le notifiche e vi arrivano anche le recensioni, cioè non anche, vi arrivano i video delle mie recensioni. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like e noi ci vediamo presto in un altro video. Ciao!